E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti e soprattutto benvenuti a tutti nel fantastico cripto canile. Ormai il mercato è questo, è un canile tra Dogecoin, Shiba e Fox e chi più ne ha più ne metta stanno saltando fuori. Più che un canile è uno zoo, anzi cripto zoo sarebbe forse il termine più corretto. Ci sono tutti gli animali, c'è il maiale, la volpe, i cani di ogni tipologia di razza, insomma siamo veramente al delirio o vicini adesso. E noi come al solito in questo grandissimo delirio ci ritroviamo sempre tre volte la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, sempre alle ore 19, mi raccomando d'ora in poi adesso aggiornerò anche la grafica, prima o poi mi ricorderò di farlo, d'ora in poi è sempre alle 19 il nostro appuntamento live e cerchiamo un po' di capire che cosa caspita sta succedendo. Il nostro Bitcoin qui che lateralizza, non si muove più di tanto e nel frattempo quindi le shitcoin danno il meglio del peggio di sé. Per fortuna non ci sono solo le shitcoin, perché se mentre la casalinga di Voghera viene distratta dallo Shiba di turno, dal Dogecoin di turno, cerca di correre dietro al pump senza scottarsi, cosa che poi puntualmente finisce a fare, fortunatamente c'è anche Ethereum che tiene un po' in piedi i giochi. Per fortuna, insomma, si sta continuando il suo uptrend, meritato, fortunatamente lui appunto ha quello che si merita e vedremo tra poco anche, cerchiamo di spendere due parole sul trend in corso, ovviamente guardando i grafici, ma anche dal punto di vista fondamentale, come ultimamente facciamo spesso. E poi, che dire, per il resto anche nel mondo altcoin ci sono alcune cose molto interessanti che andremo a vedere proprio oggi come al solito. Quindi prima parte dedicata all'excursus di notizie, pillole, cose che succedono, seconda parte che è il grosso di questa live è dedicata a voi, quindi alle vostre domande. Vi voglio vedere belli carichi e belli partecipativi perché voi siete i protagonisti, e infine i noiosissimi grafici, che però so che è la cosa che vi interessa di più. Allora io partirei subito con la notizia del giorno, ovvero che cosa caspita è sto Shiba. Molti adesso, tutti mi hanno chiesto, ho visto, saranno arrivati 30 messaggi su Telegram: ma Luca, ma Shiba cos'è? Ma conviene comprarlo? Perché oggi è stato pure listato su Binance, ok? Quindi qua veramente siamo al delirio più totale. E dal punto di vista dell'exchange io posso anche quasi capirlo, perché ovviamente gli sta portando una quantità di volumi, guardate i volumi, 13 miliardi di dollari, forse addirittura maggiore di Bitcoin. Adesso andiamo a dare un'occhiata a Binance per curiosità, voglio vedere qual è la coin con i maggiori volumi, così giusto per capire un po' il livello di follia. Allora aspettate che voglio andare a buttarci un occhio, base. Volevo vedere soltanto i volumi, perché effettivamente io posso capire il loro interesse. Eccolo qua, SHIB USDT. Abbiamo detto che i volumi sono 1,7 miliardi, 1,8 miliardi. Vediamo Bitcoin USDT per curiosità, quanti volumi ha? 4 miliardi, no vabbè, fortunatamente sono... No, non è vero, sì, no, è giusto. Sono ancora di più, però come vedete gli occhi oggi sono puntati su questa coin. Che cos'è? È una coin senza senso, questa è la risposta. È un'altra meme coin che non cercate di capire qualche funzionamento strano, qualche principio di DeFi, la coin del popolo, me ne avete dette di tutti i colori come motivazione, ma è una meme coin, ok? Esattamente come Dogecoin, una sorta di Dogecoin 2.0. E attenzione, perché il nostro caro Vitalik Buterin ha metà della supply nel suo wallet. Non so se lo sapevate, ma il creatore di Shiba ha regalato metà della liquidità esattamente a Vitalik Buterin. Quindi in sostanza Vitalik, se vuole, può damparci addosso tutti gli Shiba che ha in qualsiasi momento. Sinceramente non credo che lo farà, perché ne andrebbe un po' della sua reputazione, però niente, è divertente come cosa. E quindi niente, io non ho altro da aggiungere su questa coin se non di fare attenzione a non farsi del gran male, perché come al solito guardate il grafico che cosa è, cioè
Non è un investimento di lungo termine, quindi togliamoci dalla testa questo concetto dell'investimento di lungo termine, del comprare per holdare e altre assurdità del genere. È una coin che può aver senso comprare per giocare, per scommettere, ma ricordiamoci appunto a che punto è, scusate il gioco di parole, il grafico stesso, cioè è estremamente esteso ai massimi storici e sinceramente non so cosa potrebbe spingere una persona sana di mente ad acquistarlo in questa posizione. Quindi questa è la mia noiosa opinione, lo sapete, io sono per la cautela, io sono più per non correre dietro al pump di turno, anzi se possibile evitarlo, perché ripeto, i danni possono essere molto maggiori dei benefici anche in questo caso, perché se è vero che domani potrebbe fare per due, è anche vero che potrebbe crollare, insomma è completamente imprevedibile. Se uno vuole buttare 100 euro e dire vabbè, io li butto come se li avessi scommessi, liberissimi di farlo, ma mi raccomando sempre da inquadrare nel contesto del gambling, quindi di non utilizzare un capitale a cui uno tiene, perché altrimenti diventa un bel disastro, ok? Perdere un capitale per noi importante. Il capitale importante lo si investe, il capitale da buttare lo si butta. Questa è un po' la differenza. Allora, ora che abbiamo visto questo, vi volevo condividere un paio di notizie, la prima delle quali è che la fase 2 della blockchain crypto.org, che è la blockchain di crypto.com, verrà lanciata il 14 di luglio con nome in codice Draco 2, Draco II, beh, un nome in codice cazzutissimo, e in sostanza quello che accadrà è che la blockchain verrà aggiornata in modo da supportare il porting, quindi l'importazione, il poter lanciare sulla crypto.org chain le applicazioni, le dApp che sono create per Ethereum, quindi diventerà in sostanza intercompatibile con Ethereum. In sostanza questo ha come obiettivo, per poi se le applicazioni DeFi and Company vorranno, di poterle utilizzare cross-chain anche su crypto.org. Insomma, stanno lavorando, non c'è niente da dire, quindi anziché correre dietro alla shitcoin di turno, potrebbe valer la pena seguire anche gli sviluppi concreti delle altre blockchain. Poi Ethereum invece, parliamo un attimino di Ethereum, arrivano i primi ETF, o meglio iniziano a proporre i primi ETF. VanEck, che è uno dei maggiori player americani ma anche internazionali di ETF, di fondi, non solo cripto chiaramente, sta lanciando, aveva già proposto l'ETF Bitcoin. Vi ricordate tutte le peripezie degli ETF di Bitcoin, prima rimbalzati, poi ci hanno riprovato, adesso stanno aspettando la risposta della SEC. Nel frattempo arrivano le prime proposte anche per gli ETF su Ethereum, che secondo me diventerà anche questo un trend molto a breve, soprattutto se avranno luce verde quelli su Bitcoin. Ethereum sarà sicuramente la seconda cripto che sarà oggetto proprio di questi ETF. Poi Ethereum, a tal proposito, eccoci qua, volevo farvi proprio vedere il grafico delle dominance relative delle varie coin. Guardate come si sta comportando con Bitcoin. Allora, questa la volevo togliere. La dominance di Bitcoin è in arancione, che è in continuo calo, adesso siamo al 44%, è pazzesco, è bassissima, mentre quella di Ethereum è in continuo aumento. Vi ricordate, non so chi di voi c'era, chi è un follower di lungo periodo delle cripto, se c'eravate a giugno del 2017, se vi ricordate, c'era quel sentore, no, del cosiddetto flippening, che doveva avvenire da un momento all'altro, e in sostanza era la possibilità di, come si dice, andare a superare Bitcoin in capitalizzazione da parte appunto di Ethereum. E fino, cioè ci è mancato veramente pochissimo perché ci riuscisse, ma alla fine poi Bitcoin è ripartito e ha staccato di netto Ethereum. Io sono veramente curioso di vedere cosa succederà questa volta, visti gli aggiornamenti in arrivo, perché oggi ho scoperto che, se tutti voi ormai conoscete l'AP1559, che è l'aggiornamento che in sostanza farà bruciare le gas fee da parte della blockchain Ethereum, riducendo di fatto la supply nel tempo, ho scoperto che in pochi di voi conoscono il merge che avverrà, è previsto nel Q1 2022. Il merge, in sostanza, come vedete, anzi vi condivido anche il link, ma come potete vedere da questo
questa specie di infografica, non so come chiamarla perché è estremamente semplicistica. Questa che vedete sopra è la blockchain attuale, ok? La proof of work, la blockchain Ethereum con tutto lo storico delle sue transazioni. Sotto abbiamo la Beacon Chain, proof of stake, quella già attiva di Ethereum 2.0. Sapete che si può vincolare i nostri 32 Ether e fare da validatori qual è la Beacon Chain, ferma lì fino a data da destinarsi. A presto! Cioè a presto, il Q1 2022 all'incirca è un target in cui ci sarà il merge, ovvero la fusione, scusate che continuano ad arrivare notifiche, io metto la modalità aereo, la fusione tra i due strati, tra i due layer, il che significa che la proof of stake diventerà parte integrante della blockchain di Ethereum, e questo viene chiamato merge perché è una fusione preliminare, non è la fase finale di Ethereum 2.0, ma è una fusione. Sono stati accelerati un po' i tempi proprio per la reazione dei miner all'IP 1559, quindi in sostanza hanno accelerato l'arrivo del proof of stake, e quindi qua ci sono tutti dei nuovi temi: dove andranno i miner di Ethereum, cosa succederà alla blockchain, come cambieranno le cose. Veramente Ethereum è al centro del mirino, probabilmente da qui al prossimo anno se ne vedranno tantissime. E se volete approfondire il merge vi ho lasciato il link, e se vi interessa ci facciamo magari un video dedicato. Poi, ecco, questa è un'altra cosa che mi ha incuriosito e che voglio portare alla vostra attenzione. Marathon Digital è il primo pool di mining pool su Bitcoin, in questo caso, che è dedicato a minare Bitcoin andando a creare dei blocchi complianti con le regolamentazioni statunitensi. Cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza questo pool va a minare esclusivamente i blocchi che contengono solo transazioni regolamentate, tra virgolette, contenenti certi dati che permettono di ottenere una certa trasparenza, ok? Quindi ad esempio no mixing, no varie cose. E questo per molti è un colpo alla privacy, che va contro la filosofia di Bitcoin, l'ethos di Bitcoin, proprio perché iniziare questo trend dove bisogna andare a creare transazioni in complianza con l'antiriciclaggio e tutto quello che è, nonché andare a escludere tutte le altre, appunto, è un danno alla privacy, perché magari qualcuno non ha niente da nascondere ma vuole semplicemente tutelare la sua privacy. E quindi niente, è emerso un po' questo dibattito sul giusto, non è giusto, cosa fare, cosa non fare, e il punto interrogativo è se diventerà o meno un trend, e se prima o poi gli exchange magari inizieranno a porre delle limitazioni di dover fare le transazioni in un certo modo oppure non te le accettano. Tutte tematiche estremamente attuali sulle quali bisognerà andare a riflettere, ma al momento è ancora una cosa in fase iniziale. Bene, questo è quanto, non volevo aggiungere altro, quindi io lascio il nostro grafico di Bitcoin qua sotto, che ci porta fortuna, un Bitcoin che, ve l'ho detto, palleggia tra due livelli di prezzo poco interessanti, perché è esattamente al centro del range, non ha una particolare direzionalità e si deve un po' decidere, ve l'ho detto, ha lasciato un po' il posto di protagonista alle altcoin e soprattutto alle shitcoin, al nostro canile di turno. Comunque, carichi con le domande, vi voglio sul pezzissimo, quindi partiamo dall'alto e vediamo che cosa avete di bello da dire. Allora, intanto vedo, mi sembra che c'è il nostro grandissimo Termination Shock, che è il moderatore che vi terrà buoni, guai a chi spamma. Allora, Luca, da dove è uscita questa shit Shiba? È la prossima shit Doge, ha una supply infinitamente superiore. Esattamente, infatti, hai detto tutto. Allora, se non appari entro 5 minuti, compro 50k di shit Shiba. Peggio per te. No, sono apparso in tempo, secondo me. Ti ho salvato. Allora, tra poco dobbiamo andare a cena. Dai, abbiate pazienza. Allora, dove siamo? Eccoci qua. Aiuto, qua ci sono tutte domande su Shiba. Mamma mia, quanto siete in hype per questa maledettissima shitcoin. Ciao Luca, com'è andato questo weekend? Ma bene, grazie mille. Volevo chiederti, ma cosa ne pensi di Refinable? Ho sentito brutte cose al riguardo, nonostante a me sembri davvero valido, calcolando che è il primo marketplace di NFT su BSC, uno pseudo crypto eBay. Che ne dici tu? Guarda, purtroppo non lo conosco, non seguo tanto il mondo degli NFT, lo sapete che non mi ha mai appassionato e non riesco veramente a farmi appassionare, a capirlo, quindi non lo so, sono
è uno dei miei limiti, lo ammetto, non ti so rispondere purtroppo. Allora, miglior broker per cripto? Perché ora mi sto appoggiando a eToro, perché è molto semplice da usare, però non so. Allora, eToro, a dir la verità, non è un granché a mio parere, perché ci sono un po' di fee nascoste, un po' di cose antipatiche. Allora, io ti dico, per comprare in euro, indubbiamente The Rock Trading. Io lo uso da tantissimo, mi trovo da Dio, è italiano, è regolamentato, insomma, obbedisce a tutte le normative europee, è un broker coi fiocchi, ok, con commissioni comunque basse, assolutamente competitivo. Per tutto il resto, altcoin, cose varie, c'è Binance, io utilizzo Binance e anche lì mi sono sempre trovato assolutamente da Dio. E tra l'altro c'è il mio referral link, la scillata di turno ci vuole, che vi dà il 20% di sconto sulle fee per sempre, ok, anche se non usate BNB. Poi dove siamo? Vogliamo dare un'occhiata insieme a Pig Financial? Ci ho fatto un per tre, non so se uscire oppure holdare un altro po'. Eccolo qua, un altro, continua la saga del crypto zoo, direi. Coin Market Cap, vediamo, Pig Financial addirittura, non Pig Token. Cosa? Allora, Pig Finance, eccolo, e beh, direi che Pig Token Finance, vabbè, un altro grafico assolutamente sostenibile. Black Hole Token è veramente incredibile, cioè la fantasia che hanno nell'andare a creare queste coin, queste cose, non lo so. Ragazzi, io cosa vi devo dire? Cioè, lo so che fate apposta per triggerarmi a chiedermi di tutte queste shitcoin, ma cosa ti posso dire? Vuoi holdarlo? Holdalo, è una scommessa, è un dire, è come dire, hai puntato sul rosso, sul nero alla roulette, hai puntato sul rosso, è uscito rosso, bene, hai vinto. Cosa fai? Ripunti di nuovo o incassi? Quella è un po' la domanda, cioè, è così, è una coin senza una particolare ragione di esistere. Poi magari domani la listano pure su Binance, dato che ormai il trend è questo. Poi, allora, Sima Shiba, che è una shitcoin, andava comprata prima dell'annuncio di Binance, non dopo. Assolutamente vero, perché adesso che l'ha listata Binance, cioè listing su Binance di per sé crea FOMO, crea pump. Dopo, adesso vediamo, io credo che ci sarà una fase di dump, presumo, e poi si troverà una sorta di nuovo equilibrio. Non lo so, non so veramente che cosa pensare. Ormai ste coin sono, non obbediscono alle leggi della razionalità, sono completamente randomiche. Poi FTX o Binance? Vero, anche FTX è veramente un ottimo broker, eccellente, però forse è un po' più da pro, ecco, è quello. Una volta che si mastica meglio futures, derivati, allora FTX per me è veramente il broker, cioè il migliore in assoluto. Voglio assicurare i miei uni, ma non voglio fare il KYC di Nexus Mutual. Come posso fare? Allora, i tuoi uni che hai sul wallet, perché se è solo gli uni non devi fare nessuna assicurazione. L'assicurazione serve per assicurare la liquidità in un pool, ad esempio, la liquidità in una piattaforma DeFi e cose del genere. Quindi, cioè, però è l'unico modo, ok? Non puoi, cioè, devi fare il KYC se vuoi usare i servizi di Nexus Mutual, altrimenti non puoi assicurarlo. Però non è per la coin, ma è per la liquidità. Poi, come si fa a mettere due take profit diversi all'interno di una posizione long? Con dei limit sell. Guarda, tu fai, apri la posizione long e poi metti limit sell con un size a metà e il flag, cioè la casellina, su reduce only, che vuol dire che ti riduce soltanto la posizione, non te ne va ad aprire un'altra. Ciao Luke, sono un investitore in cripto da circa 7 mesi. Ho investito in Ethereum mesi fa e altre cripto diversificando il mio portafoglio, ma ho un grande dubbio. Da investitore a lungo termine mi chiedo se adesso che Ethereum mi ha fatto realizzare un bel profitto, prendere una parte di esso o aspettare un maggior tempo per fare un primo take profit. Allora, io ti dico, elaborati una strategia sul lungo termine che considera queste cose, quindi pensa all'eventualità di ribilanciare il tuo portafoglio periodicamente, il che vuol dire, supponendo che hai Bitcoin, Ethereum, liquidità, metà liquidità, 30 Bitcoin, 20 Ethereum, ogni due mesi, se Ethereum pompa e da 20 diventa il 25%, tu vendi una parte per riportarlo a 20, ok? Sempre 20, 30, 50. Il tuo portafoglio, strutturalo, facci una fotografia,
strategia, tienilo lì come riferimento e in seguito appunto ribilancialo periodicamente per rimanere in linea con il tuo obiettivo. Questo è un metodo che secondo me funziona da investitore appunto di lungo periodo. Allora, puoi dare un'occhiata a Reef Finance, il fondatore parlerà all'evento Polkadot il 19 maggio. Allora, andiamo a vedere Reef, che è un po' che non lo guardiamo. Eccolo qua, tac. È un po' che non lo guardiamo, ma sai, è sempre lì, è un po' insipido Reef ultimamente. È sempre in questo range, è esattamente dove l'abbiamo lasciato, amici miei, perché noi parlavamo del range low e range high a 62 satoshi e sotto, range high a 80 e sopra, e al momento è un continuo palleggiare tra range low e range high. Abbiamo sempre il nostro setup long sul range low con stop loss in caso di chiusura sotto i 55 sat e take profit target o trend follower con un eventuale TP appunto 80 e range high. Però ripeto, il macro è bullish, c'è da vedere un po' adesso cosa dirà l'evento di Polkadot. Io non sto seguendo tanto Polkadot ultimamente, mea culpa, non sono un po' meno sul pezzo in questi giorni, devo tornare sui binari. Però ripeto, qua lato grafico abbiamo lateralità poco da dire, ecco. Quindi se dovesse ritornare a scavare in zona range low, un long ci può stare, però altrimenti è il solito grafico di Reef che abbiamo visto anche le ultime volte. Poi, ciao Luke, visto il successo e l'adozione sempre crescente della DeFi, hai qualche tips da suggerire per contenere gli effetti dell'impermanent loss su coppie non stable? Grazie. Guarda, io ti dico, se non vai su coin ipervolatili, la impermanent loss è quasi trascurabile, sinceramente. Si parla di pochi punti percentuale, nel caso veramente di un per due, di un più 60%. Quindi non lo so, io tendenzialmente la trascuro l'impermanent loss, perché rispetto al resto è una perdita poi che tende a essere trascurabile, ripeto. Poi ci sono anche alcune piattaforme che non hanno impermanent loss, attenzione, però insomma sono poche e bisogna un po' anche saperle usare. Puoi guardare VET e DOT, non la coppia, grazie mille, anche perché VET DOT non so se esiste come coppia, però le andiamo a vedere. Allora, VET, guarda che roba, guarda qua cosa combina. Era all'interno di questo range, ok? L'ha rotto a rialzo, qua c'è stato un po' di offerta però che ha soppresso un breakout un po' più violento e al momento sta litigando con i 380 sat. Ma ci sta litigando abbastanza in maniera accesa, non saprei neanche cosa dire. Teoricamente questo potrebbe essere un entry, ok? Con uno stop loss o qua. Oddio, si può fare a metà, quindi sui 360, sotto i 360, per dire breakout e retest, punto interrogativo. Se sì, io entro e godo, se no io entro e stoppo qua giù, ok? Questa è un po' l'idea. Altrimenti bisogna fare attenzione, perché se questo è un falso breakout, ripeto, ritorniamo qui dentro, il prossimo setup long ridiventa 340 e se perdiamo i 340 c'è questo range 280-295 qua giù, ok? Questi sono i due livelli. Sempre con entry e stop loss sotto il livello precedente. Poi DOT BTC. Allora, il nostro DOT, guarda, ha di nuovo dato la testata sul range high e ha fatto un engulfing bearish, adesso sta flettendo, quindi non mi stupirebbe vederlo di nuovo ritornare in zona range low, sotto i 57.600 sat, satoshi, unità di Bitcoin, è assolutamente un long goloso e interessante. Seguiamolo con attenzione, addirittura qua ci sarebbe una zona di mezzo, intorno ai 66.000, che volendo potrebbe già essere uno, potrebbe stuzzicare il long a qualcuno, però è una via di mezzo, un range middle che non saprei, io preferirei aspettare l'occasione qua sotto rispetto che un po' il correre dietro al mercato qua, ecco, questo è il mio approccio. Poi vorrei un consiglio da te su una criptovaluta specifica su cui investire 1.000 euro da lasciare maturare fino a fine anno.
Amico mio, qua chiedi troppo. Io vedo un grosso potenziale in Dash. Il volume di monete è molto molto basso e nel 2017 ha toccato i 1.400 euro, ora è 330. Allora, personalmente, lo dico in maniera personale, non sono un fan di Dash e sinceramente non ci investirei, ma è un'opinione personale. Per quanto riguarda una criptovaluta su cui investire e da lasciare fino a fine anno, non devi chiederlo a me né a nessun altro. Devi cercare tu la risposta. Studiati quelle coin che al momento stanno lavorando meglio. Dai un'occhiata a Ethereum, dai un'occhiata a Solana, dai un'occhiata ai Layer 2, Matic, le blockchain alternative. C'è veramente tanto lato fondamentale, ma considera che da qui a fine anno ha un orizzonte temporale di breve termine e quindi non devi neanche cercare l'investimento fondamentale, cioè l'analisi fondamentale, il valore reale di una coin, ma devi forse più seguire la speculazione, cosa che richiede un certo know-how tecnico di lettura dei grafici. Quindi non lo so, io fossi in te investirei un po' di più in approfondire, studiare, cercare di capire meglio come imbastire una strategia anziché voler buttare 1000 euro così che poi ti diventa veramente un testo a croce. C'è questo rischio, te lo dico davvero da amico, perché buttare via 1000 euro così senza sapere bene quello che si fa? Molto meglio studiare e poi vedi che l'investimento ti frutta molto di più nel tempo. Ciao Luca, cosa ne pensi di Stratis? Mamma mia, che throwback che mi hai fatto fare. Ci avevo investito nel 2017 e insomma al tempo era una blockchain alternativa molto promettente, ma di cui poi non si è assolutamente più parlato. Ma esiste ancora Stratis? Ragazzi, io non ci credo. Esiste Strat BTC? Sì, su BTC esiste. Soltanto, no, anche su Bittrex. Strax ha cambiato nome. Aspetta, Strax BTC, eccolo. Allora, vediamo un po' che cosa fa. Mamma mia. E dunque, graficamente non mi piace, sincero, perché comunque arriva da un downtrend pressoché continuo e perenne, si è spiaccicata qua in zona di bottom e adesso ogni tanto dà qualche colpo di coda, ma non lo so, non è certamente bullish. Con tutti i grafici bullish che ci sono, questo mi sembra un po' forzato il volerlo andare a cercare. Poi, la blockchain di Crypto potrebbe dare una spinta a CRO? Guarda, lì è una coin da vedere forse più sul lungo termine. Bisogna pensare, farsi certe domande del tipo: io cosa mi aspetto dalla blockchain di Crypto.com? Cioè, se dovesse avere un'adozione anche minimamente comparabile con la BSC, con le altre blockchain alternative, caspita, CRO è il suo gas, è il suo cuore pulsante e quindi assolutamente sì. Poi, quando pensi sia il caso di entrare in Ethereum? Non è molto rischioso entrare adesso? E allora bisogna vedere, adesso tra poco facciamo una bella analisi di Ethereum e cerchiamo di capire. Ciao Luca, ho venduto 4 Ether per andare all in su Shiba Coin. Che ne pensi? Che hai fatto malissimo, perché potevi anche fare 50-50 con Pig Finance, cioè anche te. Tutto su Shiba e zero su Pig, che portafoglio è? Io non lo so, hai uno zoo a metà, non ci siamo. Ovviamente sto scherzando, per chi stesse pensando di fare davvero un portafoglio del genere. Ciao Luke, cosa ne pensi di Helium e dei dispositivi per minarlo? Guarda, me l'ha mandato un amico della community un po' di tempo fa e lo devo approfondire, me lo sono segnato nei compiti a casa sul mio taccuino da boomer e lo voglio approfondire insieme anche a Kia, che è un'altra blockchain di cui si parla molto lato mining, quindi ne parleremo assolutamente. Privacy coin, nessuno quasi ne parla più. C'è una blockchain che permette la privacy sugli smart contract ed è una cosa mai vista prima e nessuno se ne accorge. Si chiama Secret Network e permette anche a tutte le coin di diventare private come Monero. Purtroppo la privacy coin, non è un gran investimento ora come ora, perché, ahimè, è ostacolata, cioè... bisogna pensare da investitori, no? Secondo voi può avere valore una coin
il cui punto di forza, fulcro, è la privacy, e la privacy viene ostacolata comunque dalle istituzioni, dai governi e quant'altro, purtroppo si disincentiva l'acquisto. Ahimè, questo non fa bene al prezzo della coin stessa. Ciao Luca, volendo aggiungere un token al mio pack mensile, qual è la procedura migliore da seguire? Acquisto direttamente in fiat abbassando la quota alle altre o semplicemente vendo quote fino alla percentuale voluta? È assolutamente una scelta tua, cioè vanno bene entrambe. Io ad esempio, quando ho deciso di allocare una parte, cioè io tendenzialmente ogni mese vado avanti con il piano d'accumulo, ok? E quando ho deciso, andando a immettere capitale, e quando ho deciso di allocare una parte ad esempio su FTT, io ho stoppato il resto e ho concentrato la parte di liquidità su FTT in modo da andarla in un tot di ingressi a mettere poi al target. E poi si va di ribilanciamento e nel mentre comunque si continua anche col ribilanciamento del resto, quindi io seguo la strada dell'immissione di nuova liquidità, però non è sbagliato anche andare a immettere liquidità e poi ridurre un po' le quote delle altre per andare, o della prevalente, quella che ti ha pompato di più, per evitare di fare 1000 operazioni di vendita, per andare a introdurre invece liquidità nel nuovo token. È una scelta che dipende un po' da come è strutturato il portafoglio. L'obiettivo deve un po' essere il minimizzare il numero di compravendite e transazioni da fare. Poi, dunque, vorrei ancora... no raga, ho sbagliato, erano 40, non 4 Ether. Allora c'era posto, oltre che per Shiba e Pig, anche per Fox, per non lo so cos'è, un po' di Dogecoin, scusa, per il lungo termine. Quando crollerà tutto? L'altra domanda del secolo, non lo so proprio, però... Le cose qua iniziano a spaventare un attimino, tutta questa FOMO a caso, ovunque. Ciao, grazie per questo servizio immenso che stai regalando a tutti noi. Guarda, è veramente un piacere, io cerco davvero di dare il massimo per portare un po' di consapevolezza e razionalità in questo mondo che ce la porta via sempre di più. Poi, dunque, io credo che farò un take profit a breve o prima dell'estate, a seconda delle condizioni che si presentano. Liberissimo di farlo. Ciao Luca, appena abbonato, grande grazie a te e grazie a tutti coloro che si abbonano. Vi ricordo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi con Twitch Prime gratuitamente e farmi una piccola donazione per voi a costo zero. Poi, cosa ne pensi del progetto Ecomi? Marketplace NFT, Ale, con già diverse licenze, non lo conosco purtroppo, dovrei riapprofondire un po' anche il mondo NFT. Poi, HOV best crypto, assolutamente sì, HOV ragazzi qua vola. Troppo bullish anche stasera, vado a farmi una doccia fredda, ma stasera in realtà Bitcoin è lì che è un po' fermo, sì, c'è Ethereum ragazzi, no? Non lo guardo perché altrimenti devo correre di là a fare una doccia ghiacciata e poi no, vabbè, stiamo calmi un attimino. Allora, Luca, a me interessa questo discorso su Ethereum e Etmerge e lo approfondiremo allora, lo approfondiremo sicuramente. Ciao Luca, quali credi che siano le coin più promettenti per il futuro? Allora, anche qua è una domanda un po' scottante, cioè alla quale ovviamente io ti rispondo con le coin in cui io ho investito, che sono Bitcoin, Ethereum, BNB, FTT, la DeFi, l'indice DeFi Pulse, ogni volta ve lo faccio vedere perché così lo conoscete. Ci sono delle sorte di ETF su ERC20 che sono su Index Coop e si chiama, allora, DeFi Pulse Index è un ETF sulla DeFi che contiene 15 coin del settore DeFi Ethereum pesate per la capitalizzazione relativa di ognuna ed è acquistabile, qualcuno di voi mi aveva detto, anche da qualche parte su un exchange, su un DEX, su Matic, non mi ricordo se QuickSwap o quale altro, altrimenti su Uniswap o TokenSats. E poi volevo adesso andare a investire qualcosina anche sulle blockchain alternative, ma mi sa che se aspetto ancora un po' mi perdo il trend, perché purtroppo non c'è un prodotto interessante che mi permetta di farlo, ahimè. Comunque, procediamo. Luke, ma se compro Ethereum 2.0, cosa? Tipo su Kraken, col merge cosa succede? Come fai a comprare Ethereum 2.0? Scusami, non ho capito. Lo metti in staking forse? Non so.
Perché comprarlo, cioè è sempre Ethereum, non è che c'è un Ethereum, cioè non è che cambia, c'è un'altra coin con Ethereum 2.0. Ciao Luca, hai fatto infognare un sacco di persone. Bene, tanto meglio, giusto? Ora ci devi un video live con un disgraziato di noi che ti facciamo le domande più stupide. Dici quando e saremo tutti presenti. Sarebbe divertente, però, tirare in mezzo due o tre persone tra di voi appena arrivati proprio, cioè una persona che ha appena scoperto le cripto. E fare un live insieme dove lui mi fa tutte le domande che gli vengono in mente. Sarebbe veramente divertente. Magari lo potremmo fare. Bravi infognati, come si suol dire. Ciao Luca, ti seguo da un paio di mesi e sto studiando. Bravo, continua così. Ora ho una domanda. Ho acquisti mensili su Ethereum, cost averaging, ma adesso che è salito così, la strategia cosa dice di fare? Lasciare, ritirare o lasciare tutto? Perché lo chiedi a me? Scusa, la strategia non l'hai fatta tu? Cioè, dovresti averla fatta tu la strategia. Quindi, se lo chiedi a me, vuol dire che c'è qualcosa che non va. No, scherzi a parte, io vedo che, cioè, dal mio punto di vista, un piano d'accumulo non dovrebbe andare a vedere se il prezzo è troppo alto o troppo basso, a meno che non stai applicando un piano d'accumulo specifico. Ne avevamo parlato in un video dedicato, no? Che ci sono diverse tipologie e varianti di pack. Dipende, ripeto, cioè devi saperlo tu, purtroppo, è la tua strategia e devi avere tutto delineato come si deve. So che non mi leggerai mai. Fregato. In ogni caso, grazie per il tuo lavoro. Sto imparando tutto da te. Grazie a te. Detto questo, privacy coin è ancora. Qua, cioè, sento odore di spam. No, scherzo. Ne abbiamo già parlato delle privacy coin. Allora, visto che si paga la tassa al 26% sulle valute estere, se io dovessi mettere in stake. Allora, ti metto in pausa per questa domanda perché la prossima settimana, ve lo anticipo qui, ci sarà ancora il nostro carissimo avvocato Micheli sul pezzissimo che risponderà a tutte le vostre domande in live. Quindi tenetevi liberi perché dovrebbe essere, adesso dobbiamo, come dire, validare la data, dovrebbe essere martedì prossimo. Martedì 18. Sul pezzo tutti quanti perché la dichiarazione è vicina e quindi ora più che mai c'è bisogno di capire meglio. Allora, volevo segnalare che su Nerve Finance, che non conosco, ci sono pool single coin Ethereum o BTC che danno il 30% di APY. Allora, vediamo cos'è sto Nerve Finance. Non lo conosco. Che cos'è? È su Ethereum, su BSC. Aspetta, allora andiamo a vedere su BS, no, com'è che si chiamava? DeFi Station, BSC Station mi veniva. Quanto volume ha? Se è affidabile, non affidabile. Allora, Nerve Finance, 1 miliardo. È nuovo di pacca. Allora, vediamo com'è. Pulse, stablecoin 3 pool. Questo si appoggia ad Ellipsis. Questo a cosa si appoggia? Sempre ad Ellipsis, direi. Questo forse anche. Cos'è? Cioè non capisco. Poi c'è Stake, che però ti permette di mettere in staking i pool token. Allora, Bridge cosa fa? Da Ethereum a BSC, interessante questo che ti fa spostare il token. Dunque, devo capire meglio come funziona, però così a naso mi sembra che si appoggi ad Ellipsis, se non erro. Ok? Sbaglio? Non lo so, ditemi voi. Me lo approfondisco comunque, mi sembra interessante anche perché è un altro modo per mettere a rendita. Sapete che siamo sempre alla ricerca di altri modi. Allora, ciao Luca, mi sono avvicinato da poco ai futures. Tu su cosa ti basi oh no, per investire? Ho perso la domanda, ecco niente, lo sapevo che succedeva. Mi spiace, ma l'ho persa completamente. Ciao Luca, analizzeresti Telcoin, che non ne parla nessuno, è una specie di cielo. Oddio, Telcoin, ma da dove le tirate fuori? Telcoin, eccolo qua. È una specie di cielo e il bello è che anche cielo, sapete che io non ho idea di cosa sia. Sì, vabbè, però cos'è? Cioè, sto pump da cos'è dovuto? Ho capito io perché lo volete vedere. Allora, cosa fa? Pompa, pompa. Non lo so, guarda, lato grafico ti posso dire che
ci abbiamo un livello di supporto qua sui 7900 satoshi. Lato fondamentali non saprei proprio che dire, cioè se continua la FOMO appunto qua e appena sopra anche in questa zona si potrebbe andare tranquillamente a cercare il long speculativo con stop loss qui sotto, c'è il clusterino qua, stop loss sotto i 6008. Però, ripeto, non conosco i fondamentali, purtroppo. Però ogni tanto è bello che condividiate anche voi queste piccole perle, così magari è un sono di, come dire, di ispirazione per qualcuno. Ecco, sono, possono essere sicuramente utili. Allora, dunque, io ti chiedo di Leo invece. Anche Leo, ne ho sentito parlare un po' in questi giorni. È la, quella di Bitfinex, Leo BTC, è perché ha pompato, strano. Allora... ha pompato un po', però dunque non mi sembra che sia in un gran trend, sinceramente. Quindi forse, allora beh, ci potrebbe essere, per, cioè per chi cerca la, la posizione aggressiva qui sui 4700, però sinceramente io aspetterei un approccio con questa zona qua, 7000 dintorni, e vedergliela rompere, perché altrimenti potrebbe essere, non lo so, un colpo e poi ritorna giù. Non, cioè ha un downtrend talmente forte alle spalle che non lo so, non mi riesce a convincere. Poi, riesci a analizzare il grafico di Luna? Cosa ne pensi dei, tuoi, dei suoi fondamentali? Allora, Luna è veramente una gran coin perché Terra è una blockchain interessantissima di cui ne vorrei tra l'altro parlare in un video dedicato. Magari lo facciamo. E dunque, sì, lo facciamo perché... vi avevo accennato, ve ne avevo parlato velocissimamente di Mirror Protocol e Anchor Protocol, non so se vi ricordate, però merita un approfondimento. Lato grafico, allora qui abbiamo di nuovo un range con dei livelli intermedi, uno dei quali l'abbiamo perso, questo qui sui 30.000 sat. Il range high è qua, 36.000 appena sopra, poi adesso abbiamo da appoggiarci qui a 27.000 e poi sul range low che è a 24.000. Quindi... 1 e 1, 2 potrebbero essere due entry, in particolare questo range low fa molta gola, e lo stop loss in caso di perdita ad esempio dei 22.000, proprio sotto sotto al range low. Stiamo a vedere, perché è un grafico interessante, se lateralizza, se va a pescare di nuovo da qua, poi potrebbe fare un nuovo attacco al range high. Fondamentali ottimi, sicuramente ne riparleremo. Allora, adesso vado un po' in fondo con le domande, così leggo le ultime, perché è giusto anche andare a prendere chi scrive ora, se no poi non me lo filo più. Ciao Luca, si può annullare l'unstaking di CRO? Bisogna aspettare necessariamente 28 giorni e poi restakearli? Oddio, sai che non l'ho mai fatto e non te lo so dire? Secondo me purtroppo non si può annullare finché non è finito il cooldown, lì il periodo. L'assistenza mi ha risposto troppo tardi, non te lo so dire. Loro cosa t'han detto? Boh, non so purtroppo. Ciao Luca, scusa la domanda da noob, ma facendo trading su un exchange, ad esempio The Rock Trading, si scambiano cripto effettive o è sempre CFD? No, su The Rock Trading tu scambi cripto effettive. I CFD ci sono solo su poche piattaforme, solo ad esempio su PrimeXBT, su eToro e su altre. Cioè negli exchange tipo Binance, The Rock Trading, eccetera, tu scambi cripto a meno che non usi i futures su Binance, perché su TRT non ci sono. In quel caso lì sono prodotti derivati ma non CFD, sono futures, che è un po' diverso. Poi, ciao Luca, potresti analizzare BNC, BNB lo volevi dire, e Solana? Subito. Allora, BNB cosa ci combina? Allora, BNB ha fatto un, questo è in USDT però. Allora, BNB, ecco, ora sta approcciando in Bitcoin di nuovo i suoi massimi. Sono curioso di vedere come si comporterà, perché se c'è un punto in cui può stornare è questo, ok? Risfiorare i massimi e stornare, fare un double top, anche perché aveva fatto una sorta di cuneo rotto a ribasso, quindi c'è da vedere un po' che direzione vuole prendere. Contro USDT però è super bullish, però anche qua in realtà guardate che è in approccio con i massimi, però ha fatto breakout retest e al momento sta colpendo i massimi. C'è da vedere anche qua se vuole lateralizzare oppure fare degli higher highs. In ogni caso, dico la verità, non è proprio un entry che mi gusta più di tanto, quello attuale. Mentre Solana, eccolo,
Anche lui non mi piace granché perché abbiamo un high, un lower high e degli equal lows, quindi attenzione al triangolo ribassista. Io sinceramente aspetterei un attimino, non è il suo momento, è stato fino a poco fa il suo momento, adesso forse è il momento in cui storna e quindi se così fosse, la perdita di questo cluster potrebbe valer la pena aspettarlo un po' più giù, come 61.400, 60.000. 48.000, insomma, dipende poi da dove inizia a palesarsi domanda. Occhi puntati, ma non è il momento di entrare, mio personalissimo parere. Poi, ciao Luca, potresti dare le tue opinioni su Cardano e se davvero ha il potenziale che si dice? Allora, le mie opinioni sono un po' di parte e sono abbastanza negative su Cardano perché lo trovo sopravvalutato. E quindi io la vedo un po' così, però un periodo in cui si sopravvaluta qualsiasi cosa, questo. Il potenziale dipende tutto dai risultati che avrà e adesso è tutto potenziale, però io voglio vedere delle DeFi su Cardano, voglio vedere delle dApp su Cardano, gli smart contract, come funzionano, i token che vengono creati, ecosistemi che vengono generati, fino ad allora rimane abbastanza un po' campato per aria e quindi vedremo, lo approfondiremo. Poi, quali piattaforme DeFi usi di più e reputi più affidabili? Allora, io personalmente reputo più affidabili su Ethereum, Curve. Allora, guarda, facciamo così. Andiamo a vedere DeFi Station e DeFi Pulse, così facciamo una piccola disamina delle piattaforme DeFi. Allora, Maker, ottima, però io non la uso granché. Compound, ottima, ma non la uso granché. Aave, ottima, e adesso che è sbarcata su Matic ha anche delle Aave, ha anche degli APY interessanti, non so se sono ancora così, ma io me li ricordavo ottimi l'ultima volta, ma diciamo proprio di sì, dai, siamo sul quasi 20%, no, scusa, 15%, mo 30% su USDT. Su DAI e USDC sono un po' più bassi, su USDT sono più alti perché hanno meno liquidità. Comunque è sicuramente valida e tra l'altro per passare su Matic, visto che qualcuno me lo chiedeva, c'è wallet.matic.network che fa da ponte con Ethereum, ok? Quindi ci si collega da qua, si va a collegare MetaMask su Ethereum, chiaramente. Ve lo faccio vedere perché qualcuno me l'aveva chiesto e voglio cercare di rispondere un po' a tutti i dubbi e alle domande. Allora, MetaMask, cosa dice? Tac, a posto. Adesso dovrebbe andare, dai, facciamocela, forza, forza Matic Network, dai, refresh, refreshiamolo, MetaMask, attenzione, in attesa di conferma, confermiamo ancora, niente, non ce la vuole fare, eccolo qua, ok, Move Funds to Matic Mainnet, quindi si clicca qua, si switcha, ok, da Ether a Matic Network e lo si trasferisce banalmente, ok, questo è il metodo, però solo da Ethereum. Poi altre piattaforme DeFi, allora ritorniamo alla domanda, Uniswap ottima ma non la uso, Curve ottima e la uso, SushiSwap ottima e la uso, queste altre, Polygon e Layer 2, Yearn Finance è ottima, e Synthetix è ottima ma è un po' complicata, quindi tra tutte, allora le più facili ovviamente sono Aave, Compound, quelle di Lending. Poi e Curve, no, Curve è un po' più complicata. Poi ci sono i DEX come Curve, SushiSwap e Uniswap, si dà liquidità, sono però ottimi anche loro. E Yearn è forse un po' più complicata di Compound, ma meno complicata dei DEX. Mentre su BSC, Venus, ottima, anche se preferisco usarla tramite Pancake Bunny, eccola qua, che è la mia preferita al momento, perché è quella che dà dei rendimenti più alti, comunque con una semplicità d'uso pazzesca. Poi Ellipsis, ottima, AutoFarm ha perso un po' di punti dopo l'ultima gaffe che ha fatto e vabbè, PancakeSwap ovviamente è ormai il must della BSC. Ok, Venus e PancakeSwap sono le due colonne portanti. Poi, allora, ritorno da voi per le ultime domande, poi è quasi ora dei grafici. Ciao Luca, perché non fai una watchlist con le coin che ti piacciono di più così da poterlo seguire? Ma io di volta in volta pubblico quando seguo qualche posizione. Ultimamente ho tirato un po' il freno sul trading perché mi sto dando molto di più alla DeFi, però cioè io di solito condivido tutto sul mio canale Telegram in maniera abbastanza in tempo reale. Ciao Luca, punti di ingresso su FTT. Allora, vediamolo, il nostro FTT, BTC, eccolo.
Allora, ciao, ormai è ripartito, è linearmente crescente, pazzesco, contro Bitcoin. Punti di ingresso, ahimè, finché non c'è un segno di offerta un po' netto, secondo me è difficile trovare dei punti di ingresso da speculazione. I primi sono qua intorno ai 9.500, poi qua c'è un clusterino a 10.250, ma è estremamente vicino, cioè bisogna aspettare che dia dei segni un po' più netti di storno. Contro USDT potremmo avere la zona 56-58, ma anche lì cioè è difficile adesso pianificare dei punti di ingresso, però è un grafico che fa godere veramente un sacco. Allora, cosa ne pensi di Papel Token? Secondo te ha senso investirci? Te lo dico in breve, no, è una shitcoin clamorosa, fa parte un po' appunto di tutta quest'ultimo trend delle shitcoin che ormai saltano fuori dal nulla. Ciao Luke, vorrei farti un paio di domande un po' tecniche. Come si chiama l'indicatore di volume profile che usi su TradingView? Volume profile, esattamente, è quello della versione Pro che trovi qua, indicatori, profilo, volume, questo è intervallo visibile che cambia con la parte di grafico che inquadri. Poi la seconda domanda, free possibilmente. Allora, io mi ricordo che c'era su GoCharting, mi pare che si chiami, vediamo se funziona ancora. Charts, crypto, c'era la possibilità di usare il volume profile gratuito. Ci sarà ancora? Vediamo, 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 vediamo. Indicatori, order flow, volume profile. Sì, guarda. Tac. Go charting, bello, è ancora valido, è ancora assolutamente valido, senza neanche dover fare il login. Quindi ve lo condivido, è un'alternativa TradingView gratuita con un po' di indicatori pro già inclusi. Benissimo, allora poi la seconda domanda era cosa ne pensi di indicatori NVT su Bitcoin? NVT se non erro è quello che fa, come si chiama? Andava a pesare dei parametri on-chain con alcuni parametri di prezzo. Non so esattamente, non ricordo esattamente cosa fa, ma io non l'ho mai usato, detto con sincerità. Allora, bannate Vincenzo, perché cosa ha fatto? Povero Vincenzo, cosa ha combinato? Cosa fai? Su FTX si può mettere euro a rendita? Ah, l'ha chiesto giusto un po' di volte, Vincenzino. Sospendiamolo, dai, per ora. Facciamo così. Allora, comunque sì, si può. Cioè, c'è anche scritto la percentuale di APY che ti dà. Poi. Dunque, grafici, momento dei grafici, Bitcoin USD, che al momento ve l'ho detto, palleggia, è in palleggiamento senza particolare direzionalità, ma con un sottofondo bullish da non trascurare, perché guardate, eravamo rimasti più o meno dove siamo ora, perché abbiamo visto questa reazione bellissima con il low locale che si era formato qua, cioè abbiamo fatto questo falso lower low, se vi ricordate, rispetto a quest'ultimo, sotto i 51.300, con la domanda che l'ha rispedito sopra, piccola flessione, altra domanda, e poi siamo riandati ad attaccare esattamente questo 53.500. Questo è un pattern a nota musicale. Guardate che bella nota musicale. Ok, tac. No, scherzi a parte. Equal low con la domanda che poi è intervenuta subitissimo, rispedendolo sopra. Bullish retest di questo livello. Attacco di questo high a 59.000, che è la resistenza che attualmente ci ostacola, come vedete si è riconfermata tale. Altra flessione, di nuovo test di questo pool, e vedete stiamo palleggiando tra questo pool e questo livello, tra quindi i 56.000 e i 59.000. Stiamo palleggiando in un'area molto molto ristretta, è in pasto mi sembra i trader intraday il mercato adesso, non lascia molto spazio a operatività più ampie e in quanto tale a me non viene voglia di prendere posizione speculativa, se non fosse da intraday.
Tuttavia, una volta che andremo a rompere qua su, quindi a rompere i 60.000, prendere quella resistenza lì, oppure a rompere qua in basso, allora si potrà andare a pianificare una posizione un po' più ampia. In particolare, se andiamo a rompere quest'area, non lo so, secondo me qua ci sono un bel po' di stop loss, visto che adesso ci stiamo comprimendo in un range molto ristretto. Quando si finisce nei range così ristretti, si accumulano all'estremità gli stop. Più si rimane in un range e più il range è ristretto, più liquidità si va a creare, più si tende l'elastico, immaginatevi. Quindi la volta che andiamo a rompere uno dei due estremi, va a finire che si crea un flash crash o un flash pump. Quindi se fosse un flash crash, immaginatevi di andare a prendere la liquidità qua sotto e addirittura magari qua sotto, si potrebbe andare a creare, non lo so, una shadow lunghissima che poi si va ad assorbire. Quindi potrebbe esserci per i più pazzi la possibilità di andare a cercare lo sweep di questi due low, il che vuol dire andare a prendere liquidità qua sotto in vista di un'inversione, proprio per comunque continuare il quadro bullish sotto questa ipotesi, o altrimenti addirittura anche qua sotto, sempre per continuare il quadro bullish. Bene, questi sono i due setup più aggressivi in assoluto, ma questo perché comunque il macro rimane bullish, cioè rimane sensato andare a cercare il long. Questa è un po' l'opinione che ho. E altrimenti, cioè lo scenario bearish sarebbe di andare a perdere questo low qua giù, 49.000, e comunque anche se perdessimo questo low e ci andassimo a dirigere qua in zona range low assoluto, quindi 44-45, l'ultimo baluardo, ci potrebbe stare andare a cercare di prendere la liquidità che ci si trova sotto per fare un mega entry proprio sulla zona range low qua giù, tac, cioè riuscire a entrare qua, immaginandosi uno scenario del genere, se il mercato ci dà ragione, è una posizione di enorme vantaggio. Se non ci dà ragione, pace, perché noi comunque andremo a mettere il nostro stop loss ad esempio qua sotto, tac. Cioè immaginatevi l'entry in questa zona, lo stop loss qua sotto, abbiamo un profilo di rischio rendimento decisamente favorevole, cosa ne dite? Quindi sarebbe una posizione interessante. Insomma, rimaniamo sempre alle solite, ovvero che il quadro è molto bullish e ci sta andare a cercare delle posizioni long tattiche in tale situazione. Se continuiamo al rialzo, il long è meno appetibile perché abbiamo una, due, tre resistenze una sopra l'altra, e quindi fino alla price discovery non lo so, non è che mi gusti più di tanto andare a cercare un long. E questo è dal punto di vista daily. Sul settimanale è esattamente come l'avevamo lasciato, col nostro range sempre presente, con la falsa rottura, e quindi è bullish, tanto per cambiare. E adesso dobbiamo andare a dare un occhio a Ethereum. Ethereum che è il protagonista del periodo, guardate che bello, mamma mia, devo andare a fare una doccia fredda, gelida, guardate che roba, buca resistenze una dopo l'altra, è incredibile, non si riposa neanche un po'. Beh, parentesi, guardate anche qua, ha fatto il suo retest da manuale, tanto per cambiare, poi ha creato un piccolo cluster qua, in questa zona, opla, e al momento sta andando a sfidare quest'altro cluster qui, 0.7189, vedete che origina da qua, e questa è un'altra resistenza sulla quale potrebbe incontrare un po' di fatica, un po' di ostacolo e stornare, vediamo. Potrebbe essere appunto un punto di storno. È vero che anche questo doveva essere un punto di storno e non lo è mai stato, perché è pazzesco quanto è bullish al momento Ethereum, però poi è stato retestato, quindi in ogni caso una valenza ce l'ha. Qua potrebbe accadere la stessa cosa, o adesso stornare un attimino, oppure romperlo e poi andarlo a retestare, quindi lo teniamo sotto controllo anche lui. Il prossimo livello poi di resistenza ci sarebbe questo cluster in zona 008, però non mi sembra proprio una gran resistenza, altrimenti abbiamo 0085. Adesso qua c'ho ancora, stiamo entrando nella zona del passato proprio, ancora i livelli che mi ero segnato un secolo fa. Questo, ok, 00841 è il prossimo livello. Se volete, giusto perché c'è, andiamo a segnare anche questo cluster, perché bisogna comunque considerarli tutti. Questi sono i livelli
più prossimi di resistenza su Ethereum, ok? E ragazzi, io vi ricordo che se fa un altro un più 50% Ethereum Bitcoin, voi direte ok, sì, ma manca ancora un attimino, è vero, però se fa un più 50% Ethereum Bitcoin la potrebbe flippare, mezzo trilione, un trilione, siamo al 50%. Vediamo cosa succederà. Io ve lo chiedo, ma secondo voi, scrivetemelo nei commenti, anche chi ci guarda sul tubo, secondo voi potrebbe succedere che Ethereum flippa Bitcoin stavolta o Bitcoin di nuovo partirà in quarta e se lo lascerà alle spalle? Questa è una domanda da $1 milione, ok? Dunque, di altro, cos'altro possiamo guardare? Allora, Dogecoin che sta flettendo. Dogecoin ha perso il suo primo supporto e adesso potrebbe andare a cercare un lower high. Vediamo, il primo livello di supporto è tra i 40 e i 45 centesimi, che l'ha già sfiorato ieri, proprio ieri, e però oggi c'è stato follow up di offerta, quindi non è proprio un granché, Dogecoin potrebbe essere al suo top locale, vediamo, tutti se lo aspettano a $1, chi lo sa. Shiba, visto che me l'avevate chiesto, nonostante comunque sia insomma nuovissimo, no, direi che non è ancora ora di analizzarlo perché è un grafico neonato. Di altro di interessante, vediamo la dominance, che abbiamo visto che è in continua discesa, 44%, pazzesca, e questo continua a confermare la piena alt season inarrestabile per il momento. Bitcoin è fermo, le altcoin danno veramente il meglio di sé. La market cap totale allo stesso modo è su nuovi massimi, come vedete è pazzesca, continua a crescere proprio grazie alle altcoin, perché Bitcoin di per sé rimane laterale, ma il mercato è bullish, quindi questo dovrebbe confermare comunque la nostra super FOMO bullish. Banchera, ma come fate a chiedere di Banchera? Cioè Banchera forse è addirittura peggio di Shiba, cioè... chiedilo un'altra volta, Mister Anto. Banchera. No, è una shitcoin, grossa come una casa. Incredibile. Allora, amici, questo è quanto. Io con questo vi ringrazio di avermi seguito, grazie a tutti per le vostre domande, grazie a chi ha chiesto, anche a chi ha chiesto di Shiba, insomma è bello perché qua ci si trova e ci si scambia opinioni senza guardare in faccia il livello di esperienza che uno ha, quindi non preoccupatevi di fare domande poco da pro, anche da nabbi, perché qua siamo tutti qua per imparare. Grazie ancora al mitico Termination Shock per la sua moderazione, che è stato sul pezzissimo, ormai è il numero uno. E poi che altro vi volevo dire? Basta, direi che abbiamo visto tutto. Noi ci rivediamo come al solito in live mercoledì, quindi dopodomani, sempre alle 19. Domani vi volevo portare un video un po' diverso del solito, adesso penso se farlo oppure no, però era una cosa carina, quindi la facciamo. E basta, vedo che avete tante altre domande, tenetevele per mercoledì, perché tanto io ci sono sempre qua con voi, 3 volte alla settimana, quindi prima o poi ve le leggo, non demordete, anche se non le riesco a leggere subito, insomma è questione di tempo, abbiate pazienza, siete in tanti, siete sempre di più, e insomma... vuol dire, è una cosa positiva, ma vuol dire che faccio più fatica a leggervi in diretta, però non demordete. Basta, ora vi faccio un saluto definitivo, ci vediamo mercoledì, buona serata a tutti e viva il Crypto Zoo e il Crypto Canile. Ciao a tutti.